Sono qua col vostro idolo. Attenzione, eccolo qua. Heinz Weidrai. Allora, lui è il vostro idolo, quindi una sera, lo chiedo anche lui a tradimento, una sera fai una live con me? Va bene. Sul divano da me, con la gente che fa le telefonate e tu rispondi? Io rispondo. Menghi live? Sempre naturale, live. Grandissimo, mi bloccheranno il canale, ma onesto sarà... Onesto e naturale. Onesto e sincero, metto qua. Sì. Allora... io ti vorrei chiedere, aspetta, vieni qua. Avevi detto che l'Inter deve comprare gente come Hakimi e non come Barella. Certo, grande. Cosa ne pensi di Hakimi, forte? Hakimi, io quando noi abbiamo perso a Dortmund meritatamente, ho detto quello lì va preso. Poi dopo ho scoperto. No, ho fatto un tuo video, l'hai visto che l'ho messo? Poi dopo ho scoperto che era del Real Madrid, ho detto merda. E invece, ma non ci credevo neanche ancora ieri, sinceramente. Sono contentissimo. Ecco, questo è l'acquisto dall'Inter che voglio io. Avete visto che non è che contestiamo sempre? No, non ci mancherebbe. Cioè, anche Tonali, dimmi che Tonali ti piace. Tonali mi piace, non è Hakimi, ma mi piace anche Tonali. Sì, è uno che va bene. Italiano, giovane, promettente. Ti faccio una domanda bastarda, che stasera c'è Inter Brescia. Vai. Quando Agi era forte, la Romania era terza, quando sì. Deter era forte, quando, cioè basta Stoichkov. Stoichkov, allora, quando Baggio era al Brescia, il Brescia dove arrivava? Quando il Brescia era l'Inter Toto. Esatto, allora io dico, se Tonali fosse... C'era anche Tare al Brescia col Trabaggio. Tare, ci devi rispettare. Perché non rispettava i tifosi del Brescia. Poi ricordo. Diceva, io invece sapevo Tare ci fai cagare. No, io sì, mi ricordo lo striscione degli UBS... Ci devi rispettare. Così. Perché si vede che ha fatto qualche stronzata che non gli rispettava gli ultras. Questa non la sapevo. Però ti dicevo, Tonali è diventato il lecchino di Lotirchio. Allora, adesso a te, per farti contento, lasciamo stare le Tonali che stiamo dicendo. Tonali va bene, mi va bene. Quindi Tonali va bene. Adesso sai che le quote in questo momento, dice tuo fratello che è là a lavorare, sì, sono crollate le quote di SMS. Io sto male se crollano le quote, cioè, di SMS. Cioè, saresti pronto a tornare a San Siro per SMS? Categoricamente. SMS mi ricorda, mi ricorda il Lothar Matthäus degli anni... Trapattoniani. È in crescita, ragazzo. Cacchio. SMS è per me il prototipo moderno del centrocampista offensivo. Lui o Pogba? Lui. SMS, Pogba, via. Troppe sceneggiate, occhiali da sole, capelli biondi. Fa così quando segna. Sì, SMS è capelli pettinati bene, pettinato bene, 1,95. 93 kg, se ti dà un pugno ti ammazza, e così devono essere, forte di testa, forte di piede, migliorato di tanto, inserimento, sì. Cazzo vuoi di più di uno del genere? E poi decisivo anche, niente. Non so io, per me è il prototipo, mi ricorda il Gerrard dei tempi, sì, di Gerrard. Sì, noi vogliamo quello, io voglio quello lì. Il problema è che lui ha un accordo, ma lo tiro. Io Pogba lo darei alla Juve. Lo tirchio Marotta... non si possono vedere. Passiamo ad altro. Ma il Milan fa ridere. Ma io non sono così, com'è che ha dei calciatori così scarsi? Faranno fatica a tenere. Il Milan non ha calciatori scarsi. Ma che non ce li ha scarsi? Non scarsi, però non ha neanche i fenomeni, capito? Dicono che trattano Slobo, come si chiama quelle forti? Slobo da Milano, ti dici. No! quello non gioca più. Giocava. Quello del chi? Sbrodoloi. Mai sentito. Quello dell'Ipsia, che lui è dell'Ungherese. No, l'Ipsia non voglio nessuno io. Lascia andare al Milan, che va bene così. Parliamo seriamente. Parliamo seriamente a ridere. Il Milan... Purtroppo per i milanisti è il Milan punto di domanda, che sono un po' di anni e andiamo avanti ancora per anni sto punto di domanda e nessuno mi risponde. Perché dura di più il Milan in zona Coppa UEFA o la mascherina che finisce il 14 di luglio? O loro credo che dura di più il Milan in Coppa UEFA. Pensano che la mascherina vada avanti per 10 anni, dicono. No, vabbè, 14 luglio è finita. E vedrà che prorogano. Comunque si pensa che va avanti 10 anni sto coronavirus, a fasi alterne, lockdown, down, non il down. Il Milan è uguale. Il Milan penso che va avanti anche 20 anni. Così. Chi investe su un Milan? Però lo stadio... L'unico era Silvio, che adesso Silvio ne fotte un cazzo, basta. Chi? Il Milan? Cos'è che... il Milan? Il Milan è una squadra, una società che era non esisteva più. Era in Serie B, poi è tornata, era lì, e poi dopo è arrivato Silvio, l'ha fatta risuscitare. Ma adesso siamo negli anni 2020, non è più negli anni 80. Però strano che, voglio dire, hai visto quello che ha preso Newcastle? Perché non ha preso il Milan?
È perché ha preso il Newcastle, però fa schifo che il Newcastle. Appunto. Poteva dico. Prendere anche il Milan, poteva. Infatti, non lo so. Senti, ieri ho visto, purtroppo, guarda, ho visto la Rube. No, ma te scherzi. Ho visto la Rube. No, beh, tre. Mi è venuta una cosa seria. Una cosa seria non esiste. No, ma adesso seriamente. Ragazzi, ma il Milan è messo male. È messo male. No, no, ma non è da ridere perché adesso. Il Napoli comunque, guarda che... Il Napoli c'ha De Laurentiis. Vedrai lui secondo, terzo. Osimhen Napoli... l'hai visto che è forte, quello è forte. Il Napoli secondo, terzo arriva sempre. Ma il Milan cosa fa? Lo so. Con questa Lazio qua, con una Roma con che se prende, prende... Pioli allenatore del Milan, non lo so io. Ibra rimane. Ibra Cadabra, 45 Ibra... anni, Buffon ha rinnovato 48, sì. Ma non si vergognano. E Ibra è forte 37. Beh, quello c'era Fritti Scampi e Chianti, Lugatoni, Peperoni, è diverso. No, Ribéry è il numero uno, poi però cicatrice. Mamma mia. Io non volevo l'Inter Ribéry, io, solo perché ti dice Fipputen. Sì, migliore, sì. Fipputen con lo squarcio. È il numero uno, fa l'attore. È un attore. Meglio Robben o Ribéry? Dipende. Io a volte il dribblomane l'ho amato, però... Ora, meglio Robben o Ribéry? Ribéry sono due bravo. Due giocatori diversi, Ribéry più per squadra, Robben più per se stesso. Tutti e due forti, andavano bene. A vedere. Vedi, mai visti dal vivo. Però appena lì. Con noi l'ha preso in culo, no? Bene. andiamo su sulla Juve. Ieri l'ho vista. Allora, la Juve ha giocato benino, un Genoa va bene. Un Genoa veramente. Non la calcoliamo. Però ti dico, tre gol comunque fatti in maniera individuale, li hai visti? Beh, la Juve è individuale, c'è Ronaldo. No, arrivavo a quello. Hanno preso Sarri per fare un certo tipo di gioco, invece staffilate Ronaldo, grande gol di Dybala e la Gascosta da fermo. Questo cosa vuol dire? Che Allegri, Allegri non ha dato i torti. Beh, io tra Allegri e Sarri, mille volte Allegri. Grande, così impari, Cato. Cato, li vogliamo bene. Tra Allegri e Sarri, difende... mille volte Allegri. Io uno che sta in tuta, con la finta sigaretta in panchina, non lo posso vedere. Con la cicca della sigaretta, dai, numero uno. Quindi, inguardabile, non capisco gli Agnelli come fanno a tenere i pacchini uno del genere. E la Roma? Anche per un punto di vista di immagine. Oh, parli di Juve, arrivano le mosche. Minchia. Ascolta, Roma di Milano, arrivano le zanzare. Esatto, e se parliamo della Roma arrivano i debiti. Ma la Roma? Ma la Roma è messa peggio del Milan. Però vedi, Pedro, dicono Cavani. Peggio del Milan. Ma secondo te è succube della Juve la Roma? C'è qualcosa sotto? Qualcosa sotto sì, paura. E Petrachi? Petrachi è un cretino. Se n'è andato. Via. Ha litigato con tutti. Già il non Toro lo so, mi stava sui so. Coglioni. Sì, lui è un personaggio. No, sì, squalido sì. Petrachi. È il nuovo Moggi. Adesso voglio capire una cosa. Ma questo campionato, no? Non ha più un senso. Non ha senso, infatti io non parlavo. Ha più un senso. Questo campionato sto dicendo che inizia l'anno prossimo e questo oggi. Adesso cosa fanno? Giocano ogni 2-3 giorni. L'anno prossimo? Ma va, ma una cagata. Ma poi schifo. Senza pubblico. No. Sai cos'è? Che tu puoi vedere una partita senza pubblico, due, ma la terza basta. No, frega infatti, ma no. L'anno prossimo chi sono le squadre che lotteranno per lo scudetto, che faranno? Perché sai cos'è? E lì potremmo essere anche noi l'anno prossimo. Sì, no, l'anno prossimo. Se facciamo le cose fatte come. Però Kulusevski e Arthur non sono due scarsi. No. Kulusevski è veramente un gran calciatore. Però se noi vendiamo Lautaro, portiamo a casa quello che dobbiamo portare a casa e investiamo nella maniera giusta come abbiamo fatto con Hakimi, la vedo bene. Oh, ho fatto quasi un video serio con il caro Mengi. Sarà praticamente l'Inter si sta comportando come, dai, come io sempre avevo, come abbiamo sempre detto. Perché i soldi allora vuol dire che ce li avevano, ce li hanno, che è vero che c'era il fair play, però io dico una cosa, questa roba qua potevamo farla, io lo so, con un anno di anticipo. Beh, ora diciamo scusa. No, facciamo con, beh, no, lasciamo potevamo perdere, farla. Che anche se noi quest'anno no, potevamo vinto, farlo, noi potevamo anticipare. Avessimo vinto il campionato di questo scalido campionato, non era no, più. Non era neanche bello vincere. Lascialo vincere alla merda, dai. No, chi se ne frega? Chi se ne frega? No, io non lo segnerei. Domanda io non lo segnerei. No, non puoi segnarlo. A me spiace per i laziali. Finito a tutto. Me spiace per i laziali che erano in testa quasi. E per i laziali adesso che sono indietro, hanno ciccato. Come fai a perdere con l'Atalanta, dai? Oh, adesso io ho tanti amici bergamaschi perché vado in montagna con tanti bergamaschi e mi sono simpatici i bergamaschi perché io sono qui dell'Alto Lago, siamo gente simile, gente rude, sono qui a 20 km in linea d'aria dietro le montagne, ma io ultimamente la squadra che mi sta più sui coglioni, perché è fortunata, è l'Atalanta. Ma perché? È inguardabile. Prima cosa c'è Gasperini, è una merda. Che, ecco. C'è un Gasperini e poi cazzo, l'Atalanta è inguardabile.
Ma odio. Ma là funziona tutto. È possibile che funziona tutto? Zeman sta sui coglioni ha detto, quanto corrono? E quando Zeman parla? Può essere? No, spero di no. Anch'io spero di no. Spero di no. Ma quando vanno via? Cazzo, vinci 2-0 a Bergami. Come fai a perdere 3-2? E guarda che la Rube l'anno scorso l'Atalanta ci ha lasciato merda. Le pelle Coppa Italia. La Rube aveva vinto il campionato 3-1. Sì, però ci ha lasciato giù la Coppa Italia. Strano, capito? L'Atalanta vincerà poi la Champions League, Atalanta, gli auguro. Tanto la Champions League non conta più un cazzo. O l'Atletico Madrid. Io spero nell'Atletico, Atalanta non ultima domanda. Un mio amico dice che l'Atletico gioca veramente male, invece a me piace giocare l'Atletico. L'Atletico è l'essenza del calcio. Basta così. Mi prometti che sarai in live? L'Atletico è la dimostrazione che una squadra dal punto di vista tecnico puro di palleggio inferiore a un Liverpool che è... Loro ti dicono, noi veniamo a testa bassa, tiriamo fuori i coglioni, se ci vuoi battere... Devi fare una fatica della Madonna, se no noi ti battiamo. L'Atletico è così. L'Atletico. Anche ieri il Barcellona è inciampato. L'Atletico è la squadra che ammette tutti i suoi limiti. Ciolo, ammette i limiti. Bravo, e con i propri limiti ti uccide. Menghi numero uno. Quando uno mette i propri difetti sul tavolo, dice, guarda, io sono così. Io sono così, però esatto. Io te la faccio. Però, te la rendo dura. Tutti in live con Fabio Menghi. Vieni entro. Dentro 10 giorni vieni? Io, ma se mi chiami io arrivo. Grandissimo, ragazzi. Spolliciate perché sennò non lo faccio venire. Non esiste. Numero uno. Ciao. Ciao. Che poi anche quello del punto di domanda è così. Il punto di domanda è così.